Secondo alcuni studi, gli imprenditori di prima generazione hanno una maggiore propensione al rischio rispetto a quelli di seconda generazione, la cui priorità è quella di espandersi. Eppure, entrambe le categorie posseggono ciò che è stata definita impulsività funzionale, ovvero la capacità di cogliere le opportunità all'interno di un ambiente in continua evoluzione. Nata nel 2000 da un'idea di due ex compagni di master al prestigioso MIT di Boston, la Mutui Online SPA è una holding di società di servizi finanziari che ha introdotto in Italia il confronto tra offerte di mutui attraverso il sito mutuionline.it, esteso poi anche ai prodotti di credito al consumo e successivamente alle assicurazioni auto e ai conti bancari. In poco più di 10 anni, il gruppo Mutui Online ha intermediato finanziamenti per più di 13 miliardi di euro, grazie a oltre 75 primarie banche e assicurazioni convenzionate e al lavoro di più di 700 dipendenti. Una storia italiana di successo legata ai nomi di due giovani imprenditori di prima generazione, Marco Pescarmona e Alessandro Fracassi. Noi siamo imprenditori di prima generazione, nel senso che non veniamo da nessun background particolare, quantomeno da un background privilegiato. Ci siamo conosciuti all'MIT di Boston, dove io e Alessandro eravamo a fare un master in business administration, e lì abbiamo avuto, negli anni di gloria di internet, la possibilità di vedere un sacco di persone avere un successo incredibile in pochissimo tempo. Eravamo un po' invidiosi, poi ci siamo detti: non ha senso essere invidiosi se non ci proviamo anche noi, e così è nata l'iniziativa. Negli Stati Uniti ti fanno credere che tutto è possibile, che non ci sono vincoli e che puoi partire da un garage, cosa che invece la cultura italiana ha meno evidente, e quindi a noi quello ha aiutato proprio a diventare imprenditori di prima generazione. Tante idee innovative, due teste e un ufficio condiviso. Un'avventura imprenditoriale che si basa su una solida amicizia. Io credo che per due amici diventare imprenditori insieme semplifichi tante cose. La prima all'inizio permette di farsi coraggio a vicenda, e poi in realtà è più facile comunicare, è più facile avere fiducia, perché si fa sempre riferimento a qualche cosa di comune che hai comunque, indipendentemente dalla sfida di quel giorno. E poi in qualche maniera ti aiuta anche a sentirti un po' meno solo, no? Di fronte ai problemi. Nonostante non fosse tra i più all'avanguardia, sin dagli esordi Mutui Online ha scelto di investire sul mercato italiano, sfruttandone caratteristiche e potenzialità. Noi abbiamo tratto vantaggio dall'arte tutta italiana di arrangiarsi, in qualche maniera di riuscire a costruire le cose senza avere a disposizione ingenti somme di denaro, anche avere un po' il coraggio di vendere cose che ancora non hai completamente costruito e poi sudare la notte prima per riuscire a portarle a compimento. Queste sono cose un po' proprio caratteristiche italiane. A settembre del 2012 abbiamo lanciato segugio.it, che è un multicomparatore finanziario, cioè un sito dove si possono confrontare assicurazioni, mutui, prestiti, conti bancari con la massima semplicità e, come sempre, con l'obiettivo di ottenere un risparmio. Un mercato che ha risposto ottimamente, tanto da consentire al gruppo di quotarsi con successo in borsa. Nel 2007 abbiamo quotato la nostra società in borsa, sostanzialmente perché questo chiudeva la parabola un po' classica della startup all'americana, che viene finanziata da dei fondi di venture capital che realizzano, dopo che l'azienda è stata costruita, il ritorno sul loro investimento attraverso una quotazione. Un'attenzione al mercato finanziario, quindi, ma non solo. Il gruppo pone al centro dei suoi valori il risparmio, che in un momento storico come quello attuale diventa anche una scelta etica. Il risparmio è al centro di tutto quello che noi facciamo ed è soprattutto il valore principale che portiamo ai consumatori con i nostri servizi di comparazione, che permettono di scegliere l'assicurazione o il finanziamento migliore e più conveniente per le proprie esigenze. Pensiamo che il risparmio sia oramai un valore etico e che trascurare la scelta della migliore assicurazione o del miglior mutuo sia un po' come lasciare scadere il prosciutto nel frigorifero, cioè sia buttare via dei soldi in un modo abbastanza sbagliato. Un valore condiviso da clienti, partner finanziari, ma anche dai dipendenti che lavorano tra le sedi di Milano, Cagliari, Faenza e Arad, in Romania. I servizi web innovativi non sono solo tecnologia e investimenti, sono anche persone che con la loro passione, le loro competenze, aiutano a costruire un servizio eccellente e a creare valore per i consumatori.
quando gli studenti mi chiedono dei consigli, io li metto sempre in guardia sul fatto che in realtà i consigli sono una forma di nostalgia, no? Il consiglio che mi sento di dare è quello di mettersi in gioco, di non voler ottenere qualcosa immediatamente, ma di sapere che il percorso è molto lungo e quando uno è giovane ha tanti attu che si può giocare, può scegliere di andare all'estero, può viaggiare tanto, può fare esperienze diverse, c'è tempo per essere stabili. Vorremmo dare un messaggio di ottimismo agli italiani. È importante guardare in modo positivo al futuro e non farsi spaventare, altrimenti ci scaviamo la fossa da soli. E io credo che sia importante avere opportunità come questa per fare testimonianza di positività.